potrò essere collocato un giorno alle medie, un altro giorno alle superiori. Quindi faremo, come dire, no, i jolly vagando un po' per le classi o per questa rete di scuole connesse tra loro. Altro riguarda poi le graduatorie, e questo viene spiegato meglio nell'articolo 8 al comma 10. Precisamente in questo comma si dice che le graduatorie, in particolare le GAE, no? Le graduatorie ad esaurimento, così come quelle del concorso targato profumo del concorso 2012, a decorrere dal 1 settembre 2015 perderanno ogni validità per l'assunzione. Diciamo che questo significa che coloro che sono oggi all'interno delle graduatorie ad esaurimento, se non verranno assunti il 1 settembre 2015, dovranno aspettare chissà che cosa, un concorso forse. Quindi significa precariato a vita forse, o totale anche eliminazione. Scusate un attimo. Aspettiamo che o totale eliminazione, diciamo, di una stabilizzazione in questo senso. E ancor più il comma 11 dice che la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sarà valida solo fino all'anno scolastico 2016-2017. La prima fascia però delle graduatorie di circolo e di istituto, e la seconda e la terza, la seconda e la terza non esisterà più, e noi sappiamo benissimo che attualmente sia in seconda fascia che in terza fascia ci sono, di istituto e di circolo, ci sono tantissimi docenti che fino ad oggi comunque hanno lavorato e hanno retto le scuole pubbliche italiane. Vado avanti e concludo con gli articoli, con questa chiosa che poi, diciamo, analizzerò anche meglio. L'articolo 12 parla di divieto di contratti a tempo determinato e quindi dice che non potranno essere stipulati contratti a tempo determinato superiori ai 36 mesi. Per ora questo ce lo lasciamo qui e lo vedremo meglio dopo. Quindi, diciamo, dall'analisi di questi articoli del DDL che riguardano proprio il personale docente, si evince molto bene che non ci sarà quello che Renzi aveva annunciato, cioè la fine della piaga del precariato scolastico, ma anzi questo precariato aumenterà esponenzialmente e probabilmente sarà risolto solo con, come dire, l'eliminazione poi di una grossa fetta di precari attuali che si ritroveranno comunque in qualche modo disoccupati, e mi riferisco per esempio ai precari di seconda e di terza fascia di istituto. Quindi il Premier, diciamo che in continuità o anche meglio dei suoi predecessori, sta usando la scuola semplicemente come instrumentum regni, no? E quindi, diciamo, anche per il pronunciamento, che voi sapete molto bene, della Corte di Giustizia Europea, ha annunciato queste 150.000 assunzioni, ma chiaramente subito queste 150.000 assunzioni hanno avuto, come dire, il sapore di un ricatto bello e buono. I numeri poi hanno fatto un po' le giravolte in questi mesi e quindi siamo arrivati alle attuali 100.000, che sono più o meno il 10%, diciamo, dell'organico attuale delle scuole italiane. Però, come appunto diceva Pino poc'anzi, non è possibile oggi fare delle stime precise per quanto riguarda l'assunzione. Si parla di 100.000, ma probabilmente significherà 40.000 o forse 30.000 assunzioni da dividere tra GAE e il concorso, dove ci sono appunto graduatorie ancora in qualche modo valide, diciamo così. Quindi è solo una stima. Anche perché se l'approvazione di questo DDL slitterà, e noi in qualche modo ce lo auguriamo, non so che slitti, ma che venga proprio respinto,
con ogni probabilità appunto si passerà semplicemente al consueto piano di assunzioni annuali. Bisogna poi sottolineare che c'è un grosso problema, cioè non solo il precariato rappresenta già di per sé un problema, ma come dire, il precariato oggi è come la notte in cui tutte le vacche sono nere, nel senso che è un tutto confuso, ma nello stesso tempo è molto differenziato. Ed è differenziato perché i governi, da Gelmini, diciamo i ministri anzi dell'istruzione, da Gelmini ad oggi, hanno volutamente differenziare il precariato scolastico per indebolire comunque la categoria dei lavoratori della scuola. Per cui oggi, diciamo, abbiamo questo puzzle molto composito, dove abbiamo da una parte i precari storici delle GAE, dall'altra parte abbiamo i precari abilitati del TFA e poi anche dei PAS, che sono in seconda fascia di istituto e sono più o meno 60.000. Poi abbiamo ancora diciamo, i precari che hanno superato il concorso targato Profumo. Penso che esistano almeno 500 congelati ex SIS. Poi abbiamo dall'altra parte i docenti di terza fascia non abilitati, ma con tantissimi anni di servizio alle spalle, così come per esempio i diplomati magistrali che negli ultimi giorni hanno avuto questa sentenza del Consiglio di Stato e a quanto pare saranno immessi in GAE. Però a questo proposito io mi chiedo, e chiedo anche a voi, oggi entrare in queste liste di attesa delle GAE significherà assunzione o significherà comunque il precariato eterno? Perché se dobbiamo attenerci, diciamo, a questo DDL, non possiamo considerare l'inserimento in GAE come una vittoria, perché le GAE appunto saranno comunque eliminate, no? Con vecchi e nuovi insegnanti. E per questo appunto io sono convinta che oggi questa battaglia va fatta sì per difendere sicuramente le graduatorie, ma soprattutto, oltre alla difesa delle graduatorie, dobbiamo proprio chiedere il ritiro immediato di questo DDL. E non c'è bisogno di fare grosse lucubrazioni per poter migliorare lo stato della scuola pubblica, perché basterebbe semplicemente ripristinare i tagli Gelmini, ripristinare le compresenze, ripristinare il tempo pieno, ripristinare i quadri delle discipline, i quadri orari che sono state tagliate, per esempio i quadri orari di diritto, di filosofia, ed eliminare le classi pollaio. Cioè, voglio dire, sarebbe un'operazione molto semplice che andrebbe in qualche modo a stabilizzare i precari e a migliorare sicuramente anche la didattica all'interno delle scuole. Come dicevo poc'anzi, poi la Corte di Giustizia europea ha condannato l'Italia per abuso di precarietà, cioè per reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 3 anni, oltre i 36 mesi. Di fronte a questa condanna, diciamo che qualsiasi altro Stato europeo con buon senso cosa avrebbe fatto? Avrebbe applicato quella che noi abbiamo come normativa del privato, secondo cui dopo 36 mesi un contratto a tempo determinato diventa a tempo indeterminato. E invece Renzi no, e torniamo appunto a quello che avevamo lasciato lì, l'articolo 12. Renzi cosa fa? No, non trasformiamo i contratti a tempo indeterminato, piuttosto diciamo che tutti coloro che finora hanno avuto 3 anni di servizio scolastico con contratto a tempo determinato non potranno più continuare a lavorare, e soprattutto chi non ce l'ha avuto lo assumiamo per 3 anni e poi basta, lo lasciamo lì. Cioè, vi rendete conto della gravità di questa cosa? Questo significherà che probabilmente l'80%, e voglio essere molto cauta con le cifre, l'80% degli insegnanti precari oggi non lavorerà più, perché ognuno di noi ha minimo 8 anni di precariato alle spalle, quindi altro che 36 mesi, no? Quindi vi rendete conto che davvero
la situazione e il quadro è veramente inquietante. Allora, probabilmente questo DDL non darà, questa famosa buona scuola non darà lavoro ai docenti, ma forse darà più lavoro agli avvocati e ai giudici, perché sono sicura che questo 80% che diciamo lo teniamo lì come stima, cosa farà nel momento in cui verrà eliminato e si troverà disoccupato, perché diciamolo chiaramente, non è più questione di precariato ma di disoccupazione vera e propria, cosa farà? Andrà ad affollare le aule dei tribunali. Io diciamo personalmente penso che sì, le battaglie legali è giusto farle, però se queste battaglie legali non vengono supportate da una lotta perdono qualsiasi senso politico e quindi sì, fino a oggi diciamo che sono fioccati i ricorsi, ma se questi ricorsi non vengono davvero sostenuti da una lotta all'interno delle scuole e nelle piazze non ha forse alcun senso. Quindi alla domanda iniziale che ci eravamo posti, fine del precariato o tutti precari, si può rispondere che non ci sarà nessuna fine del precariato, ma appunto una parte verrà completamente eliminata e si troverà disoccupata e poi ci sarà una crescita, perché appunto come anticipava anche Pino avremo una nuova fetta di precariato che andrà a completare quel puzzle, no? Iniziale, che sarà quella dei docenti di ruolo. Sembra un paradosso questo, però non lo è. Da oggi ci potremo definire di ruolo precari, precari di ruolo, non lo so, come più ci piace. Perché appunto anche il personale stabilizzato finirà in questo, io lo chiamo girone infernale degli albi territoriali, no? In caso di richiesta di mobilità oppure di esubero, che nel gergo nostro significa essere perdenti posto, finiremo in questo girone dantesco dell'albo territoriale. E perdente posto stavolta però significherà proprio una perdita reale del posto, quindi non è che come fino ad oggi sono perdente posto e mi collocano in un'altra scuola che comunque mi è comoda, mi è vicina a casa, no, significa che perdo proprio la mia cattedra e dovrò aspettare che un dirigente mi scelga. Quindi anche gli insegnanti di ruolo, diciamolo chiaramente, dovranno aspettare questo caronte che li traghetti in chissà quale scuola e saranno in balia della chiamata diretta di un preside padrone, possiamo definirlo tranquillamente così, che deciderà secondo criteri che al momento non possiamo definirli, non possono essere definibili, non possono essere definiti, e deciderà se questi insegnanti potranno far parte, per usare le parole di Renzi, della sua squadra. Dipenderà sicuramente anche da quanto ogni insegnante sarà disponibile a fare, e questo significa dire addio alla nostra professionalità che fino ad oggi abbiamo in qualche modo difeso e dire addio alla libertà di insegnamento. Quindi la buona scuola, come dire, ha solo un merito secondo me, e questo gli va riconosciuto, è il merito che finalmente concretizza il vero significato del termine precario, perché etimologicamente precario deriva dal latino prece, che significa preghiera, no? E quindi precario era colui che pregava, e precarium significava ottenuto con preghiera, concesso con grazia. Se fino a oggi abbiamo in qualche modo salvaguardato una certa dignità di lavoratori nonostante precari, con la buona scuola saremo coloro che dovremo pregare un preside despota, un preside padrone, per ottenere la grazia di una cattedra, se ci va bene, o al più di una manciata, diciamo, di ore. E quindi dovremmo, come dire, anche riconoscergli che cosa? Un'aurea di sacralità a questo preside padrone. Per cui, diciamo,
il quadro è davvero, davvero sconcertante, userei proprio questo termine, oltre che inquietante, perché poi probabilmente queste preghiere che dovremmo fare, no, per avere una cattedra, non potranno che essere accompagnate da lettere di raccomandazione, da oboli. Siamo in Italia, non lo dimentichiamo, abbiamo esperienza di certe cose, e quindi quello che si creerà sarà un clientelismo spietato. Allora, per questo io oggi invito tutti, precari di ruolo, a portare la lotta in ogni scuola, in ogni piazza, a chiedere compatti il ritiro di questo DDL e non cedere al ricatto di essere assunti per fare solamente la tappabuchi in una scuola di dirigenti dittatori. Adesso passo la parola alla compagna.